Che nervoso, signori, che nervoso, veramente. Pazzesco, pazzesca questa sconfitta, veramente. Oh, ha segnato il Milan! Oh! Adesso sto iniziando il post partita al 93esimo e ha appena segnato il Milan 2-2. Spero, vediamo insieme il gol. Che sì, scusate, non sto guardando. Salamakers, mette in mezzo, autogol! Se sì, godo, 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 godiamo a spruzzo. Godiamo a spruzzo. Veramente, stavo pensando già cosa fare in partita, veramente era uno sfogo pazzesco e veramente un po' di fortuna anche a noi, un po' di fortuna, veramente ci voleva questo, un po' di fortuna, un po' di culo. Mamma mia, tutta la partita a fare tiri, tiri, tiri. Adesso abbiamo 2 minuti per provare a vincerla. No, Paquetà. Vabbè, comunque intanto parliamo della partita, veramente una spal fortunatissima, un gol fortuito, 10 deviazioni in aria dopo un angolo. L'altro gol di Floccari, che non si era da maggio, ha dovuto tirare fuori l'Eurogol degli Eurogol, che manco lui che si aspettava di fare, veramente. Dopo quei 2 tiri la Spal non si è più vista. Il Milan anche un gol annullato. Scusate se guardo di lì, ma sto vedendo la fine del match. E veramente, cioè, non capisco come abbiamo fatto a non riuscire a segnare. Cioè, Paquetà avrà fatto 10 tiri solo lui. Calhanoglu anche 10 tiri solo lui. Rebic che per mezzo piede in fuorigioco sul gol di Calhanoglu. Leao che è entrato così così, ma almeno ha segnato. È entrato Ibra che ha dato un po' la carica. Ma a me in generale non è dispiaciuto il Milan, perché alla fine le azioni le ha create, i tiri li ha fatti. È mancata solo la finalizzazione, quella che manca sempre. E la Spal fortunosa anche. Cioè, pensate, eravamo in 11 contro 10, non si è riusciti a fare un cacchio di un altro gol per vincere 3-2. Dai, adesso vediamo. Paquetà al limite. Salemakers. Mette in mezzo. Ha rischiato un altro autogol Sala, ma adesso c'è 95esimo e 30 angolo. Vediamo. Comunque, sì, Spal fortunosa, Milan sfortunato come al solito, anche il rosso di D'Alessandro che ci stava tutto. Forse colui che poteva dare un po' di più, forse è stato Theo che non ha dato il massimo. Ibra è ritornato, vediamo. No, niente. È finita praticamente, ultima azione del Milan. Finita. 10 secondi in anticipo anche. C'è stato un minuto fermo, 10 secondi in anticipo, sto cornuto di un arbitro. Niente, quindi finisce così, due pari. Quantomeno salviamo la faccia, quantomeno quella. Quantomeno l'1-1, il 2-2 c'è. Quantomeno. Certo, Floccari gol bellissimo, per carità, ma noi sfortunati in una maniera pazzesca. Calhanoglu che ha giocato bene, Castillejo uno dei migliori, si è fatto male. È entrato Salamakers che comunque sì, ha provato a dare un po' di spinta, ma non è che ha fatto tantissimo. Poi d'altro, sì, cross li facciamo uno giusto e uno no, anzi uno giusto e due no pure. Rebic che poteva dare di più, secondo me alla prima punta non è il suo ruolo ideale, speriamo che dalla prossima torni Ibra. Ma la difesa alla fine, cioè, a parte su quel gol lì dall'angolo che potevano prenderla e sono stati un po' impalati, ma dal tiro quello lì di Floccari che ci vuoi fare? Poi, cioè, ovviamente hanno fatto tutti i fenomeni della Spal, quel Dabo lì che è stato scartato alla Fiorentina, veramente oggi ho fatto una partita, è entrato con lì il Salomon Jude, è entrato solo per dar fastidio a Ibra e l'unica cosa che riuscì a fare è togliere a Ibra tutte le palle di testa. Comunque, appunto, finisce 2-2. Vabbè, tanto la Champions non ci arrivavamo comunque. Adesso mi sembra, controllo un attimo, ma mi sembra che il Verona abbia vinto e quindi si riavvicina. Dobbiamo puntare quantomeno al settimo posto e non possiamo pareggiare. Cioè, vinciamo 2-0 con la Roma e non possiamo pareggiare 2-2 con la Spal per due gol così, veramente. Io capisco una Spal è organizzata in difesa, ma effettivamente ha fatto un catenaccio praticamente. Una Spal organizzata che ha creato anche 5, 6, 7 occasioni. No, occasioni non ne ha più che create. Dopo quei due gol, basta. Loro avevano finito. Per fortuna che abbiamo recuperato, perché se era 2-1, veramente era veramente una cosa inconcepibile. Almeno 2-2, un punto lo portiamo a casa. Che dire, ragazzi?
veramente abbastanza triste, diciamo, perché comunque cioè il Milan doveva vincere oggi, a qualsiasi costo, e non si è riusciti a buttarla dentro neanche con le mani. Cioè, veramente. Vabbè, comunque, ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate un bel commento qui sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.